Buongiorno ragazze, bentornate nel mio canale e benvenute in un nuovo video. Lascia amore, lascia il quasar. Allora, mattinata un pochino frenetica, sto cercando di fare tutte le pulizie che riesco, perché poi, soprattutto in cucina, perché tanto poi ci sarà sicuramente da ripulire la cucina. Perché? Perché come sapete da un bel po' di tempo a questa parte stavamo cercando un'offertona per quanto riguarda la lavatrice. Finalmente la cambiamo, abbiamo trovato dei conoscenti che appunto la davano via per cambiarla con una più grande, l'hanno cambiata con una più grande, quindi proprio svendevano questa qui che appunto è della Beko, mi pare. Molto carina, ha anche addirittura una funzione, se non erro, per rimuovere i peli degli animali, insomma, carina, veramente carina. Un pochettino più piccola, infatti, se non erro si chiama Slim, quindi riusciremo anche a nasconderla, a differenza di questa che era veramente più ingombrante e quindi era a vista in cucina. Invece, con questa qua, essendo che rientrerà un pochettino nella struttura della cucina, potrò coprirla magari con o l'anta. Adesso vedremo se riusciamo con l'anta proprio uguale alla cucina. Se non riuscissimo con quella, comunque con una bella tendina sempre sul marrone, mi inventerò un qualcosa di carino. Magari poi mi confronto anche con mia mamma, che comunque è brava in queste cose, e cercherò di capire come coprirla. Insomma, in qualche modo faremo. Bubi fa la monella, come sempre, Federico non c'è. E sono contentissima, ragazze, anche perché non ce la faceva più questa lavatrice. Mi funzionava solo più un programma, cioè pensa, sono andata avanti sempre con lo stesso programma per un anno almeno. E la maniglia si era spaccata, quindi dovevamo aprirla proprio facendo leva, insomma, non proprio tirava gli ultimi colpi, poi non si leggeva neanche più lo schermino, quindi i numeri, queste cose qua. E questa lavatrice qua che abbiamo trovato, a parte che ha un prezzo veramente bassissimo, proprio l'abbiamo pagata poco, e in più l'hanno usata più o meno per 2 annetti, quindi non è una lavatrice datata. Questa qua ci avrà 10 anni, quindi è ora di che vada in pensione, che vada direttamente all'Amiat. Vabbè, comunque detto questo, mi spiccio. Sto cercando di sistemare tutto ciò che posso. I letti li ho già fatti, ho già fatto tutto. Poi, appena arriverà questa lavatrice, proveremo subito a fare un lavaggio. Chi è? Quindi mi sbrigo. Ok, la situazione è questa. Adesso pulisco perché c'è un po' di schifezze varie, perché tirando via la lavatrice vecchia, ovviamente sotto c'era di tutto. Quindi faccio un po' di pulizia. Un po' è già stata fatta. E poi rimontiamo, pulisco e rimontiamo e infiliamo la nuova lavatrice. Momento calendario. Allora, abbiamo sistemato tutto, dopo vi farò vedere. Oggi è il 6. Io l'ho già Eccolo visto. qui, il gattino sul tetto. Anzi, no, in realtà è nella soffitta, non è sul tetto. È dentro casa. È un berrino rocher classico. Il mio preferito, tra l'altro. No, anche il cocco mi piace, è quello fondente che non mi piace. Infatti spero sempre capiti a Ricky quello. A me va Vabbè, bene. dolcetto. Dolcetto time. No, no. Mi fa morire le facce che fa nel video. E poi fa tutta la ritrosa. Dio, com'è ritrosa! Fai ciao nel video. E osso. Ciao. Dimmi ciao, amore.
che bella che sei. Sei bellissima. Wow. Che bei capelli. Meravigliosa. Brava, brava che hai tolto il ciuccio. Anche il bacino. Wow. Ciao, ciao a tutti. Zietti, zietti. Allora, sto per fare il primo lavaggio, io lo faccio insieme a voi. Allora, qua metto nello scomparto 2 il detersivo per il lavaggio principale. E qui è l'ammorbidente. Tra l'altro è quasi finito. Chiudiamo. E poi metto il mix 40 gradi. Ok, centrifuga mettiamo, lasciamo 800. Temperatura 40 e direi avvia. Ce l'ho fatta. La primissima lavatrice l'ho fatta con voi. Comunque mi piace molto. Abbiamo già fatto un lavaggio a vuoto a 90 gradi, ho disinfettato tutto con Calgon e anche con Napisan. Insomma, ho fatto un po' di... ho disinfettato tutto, abbiamo pulito tutti gli interni, quindi insomma praticamente come nuovo, lo vedrete sicuramente dalle immagini. Quindi siamo contentissimi di avere una nuova lavatrice che finalmente lava come si deve. E niente, adesso vado a farmi una doccina perché sono veramente... devastata da questa giornata, Riccardo ancora più di me. Domani dobbiamo fare anche la spesa perché ho acquistato le verdure l'altro giorno, ma appunto non abbiamo, diciamo, cosa metterci insieme. Domani andremo a fare un po' di spesa. Io nel frattempo vado a farmi la doccina. A dopo. Abbiamo cenato, momento sistemaggio giochi. Ci giochi ovunque, quindi ora do una sistematina, giochiamo ancora un pochino e poi nanna. Ragazze mi... no! Oh, è la serata del casino questa! Allora, serata veramente di gaffe. Appunto! Allora, la bambina ha versato da bere per terra. Ha preso un bicchiere e ha rovesciato da bere. Adesso gli ha appena dato un pugno nelle parti, diciamo, con gioiellini di famiglia. E quindi è diventato un po'... Poi... Pazza! Poi è arrivato il corriere Amazon che per una volta, per fortuna, perché ero sotto la doccia, quindi lui era da solo con la bimba e il cane, quindi è salito a consegnare il suo pacco che aspettavamo ed era in modalità gioco con la bimba, quindi è andato convinto ad aprire la porta, così. Ecco, lui ha aperto la porta al corriere. Il corriere, io avrei pagato oro per vedere la sua faccia, perché veramente, cioè, no, non si può. E poi cosa è successo? Basta, lei ha fatto cadere l'acqua per terra. Insomma, vabbè, calcio ora nelle parti. Si è staccata un'anta. Si è staccata l'anta sotto al lavello, quindi si è messo lì, poraccio, nonostante già i lavoroni di stamattina con la lavatrice nuova, anche aggiustato, cioè abbiamo recuperato una cerniera di un'altra anta che non usiamo più, che è quella dove c'è la lavatrice, e quindi lui ha sistemato anche quello.
Insomma, giornata un po' impegnativa, infatti siamo un po' esauriti, le facce sono queste, quindi... una diapositiva dei genitori disperati, quindi niente, Ale mi sta anche, come vedete, ecco, spappolando dell'acqua sul tavolino, amore! Questo qua invece è uno degli ultimi pensierini barra regalini che ho fatto a Riccardo, che si mette il cellulare e dondola, praticamente accendendolo, speriamo che non faccio danno, vedete, fa questo movimento oscillatorio. E se siete amanti anche voi, barra voi, vostri mariti, spengo perché poi, di Pokémon Go, io per esempio ho Harry Potter Wizard Unit, che è bellissimo, però in questo caso con quel gioco lì di Harry Potter questo non serve. Invece con Pokémon Go sì, perché è come facesse dei passi, no? In Spiegaci, teoria con dovrebbe fare in l'unicorno modo, posteriore, ma dettagli. dovrebbe fare in modo di considerarli dei passi e quindi agevolarti nella schiusa delle uova, nell'allenamento dei Pokémon. Sì, Ma comunque qualcosa fa, insomma, vi aiuta un attimino, ecco, anche Bubi per esempio qualcosa fa perché lei ci gioca e tra poco non ci sarà più neanche quello, già. insomma. Bene. Momento bagno. Allora, io volevo giusto mettere un po' di crema, non so quale mettere. Mi sa che vado di questa qui. Tra l'altro non ci siamo più aggiornate dopo il discorso di Conte, che avrete sentito tutti, quindi Natale un attimino più direttamente isolati. E vabbè, quest'anno va così. Quindi ci organizzeremo per fare tante videochiamate. Fatemi sapere, tra l'altro, voi cosa farete a Natale, nelle feste, ecco, principalmente Natale, Santo Stefano, Vigilia, se avete in programma qualcosa o se anche voi sarete a casa. E ci organizzeremo magari per cucinare delle cosine buone da festeggiare appunto tra di noi, anche perché questo Natale saremo solo io, Riki e Bubi e Nala. E quindi sarà un Natale proprio tranquillo, insomma. E niente, quindi pare che le disposizioni siano lievemente più easy, giusto, prima di Natale, poi dopo di nuovo restrizioni. Vabbè, speriamo finisca presto questa storia perché non se ne può più. Tra l'altro il 10 Ale rientra anche al nido perché sta un pochino meglio, cioè decisamente meglio. Speriamo non ricrolli la situazione perché lei va proprio a giornate, quindi è sempre un po' una sorpresa. Domani stiro anche i capelli perché li ho lavati, vedete come sono mossi? Io li ho così naturali e quindi quando non li ho stirati, insomma, tendo a legarli perché boh, poi è più comodo quando faccio pulizia. Oggi era una giornata un po' di pulizie cucina, cambiamenti, quindi ho fatto un puccio, coda, va benissimo così. Tra l'altro, appena avevo tagliato i capelli mi ha fatto un sacco effetto vedere il codino piccolino, ma devo dire che mi piace di più rispetto al codone troppo lungo, un po' più sbarazzino, più carino. Dimenticavo di mettere i miei 800 kg di burro cacao perché continuo a avere le labbra secche per quella botta di raffreddore che ho avuto, che mi ha attaccato Alessandra. E quindi me ne metto sempre tanto, così si idratano durante la notte e poi il giorno dopo, insomma, sta andando sempre meglio, eh. Ogni mattina in cui mi sveglio è sempre meglio, però. E basta, direi che sono pronta per la nanna. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, fatemi sapere appunto cosa farete per queste feste, se siete riusciti ad arrangiarvi in qualche modo o se lo passerete
appunto da soli o con il vostro marito, vostro fidanzato, con i vostri figli e basta. E niente, direi che ci vediamo al prossimo Vlogmas. Scusate se sono un pochettino più brevi questi Vlogmas, ma è sempre veramente difficile. Anzi, se avete delle idee, scrivetemele, perché è difficile trovare argomenti, è difficile trovare cose da farvi vedere quando comunque bene o male sono quasi sempre a casa, specialmente finché Alessandro non rientrerà al nido. Quindi niente, perdonatemi, spero vi faccia comunque piacere questi video vlog. Un pochino più brevi, però insomma cerco sempre di intrattenervi come riesco. Un bacione grande, lasciate un like se vi va, iscrivetevi e al prossimo vlog. Ciao!